questo pannello è spostato dai topi. Sono i pannelli spostati che tu vedi, si spostano, guarda, qui c'è un altro. Ma sono mai entrati qua in casa da te? Sì, certo, queste quando ti stanno i pannelli dentro. Praticamente hanno la... perché non sono semplici topolini di campagna, sono praticamente dei ratti, perché sono topi, topi ma che sembrano gatti praticamente. Io mi chiamo Desiree Ricca e sono un abitante delle 5 famiglie che abitano in questo momento nella questa scuola di cataratti. Da quanto tempo siete qui? Allora, ricordo che noi avevamo occupato abusivamente per esigenza, perché da certe famiglie abitavamo o da parenti, oppure eravamo sotto sfratto, oppure dei situazioni dormiva anche in spiaggia, ecco, mi presente. E siamo stati in occupazione all'ex Anfas per circa un anno. E l'ultimo giorno del suo mandato, dopo un anno di battaglia, il sindaco, l'ex sindaco a Corinto e la sua giunta ci ha fatto un comodato d'uso presso questa scuola. Come potete vedere, qui è libero, il tetto ha un libero accesso, cioè libero accesso al tetto praticamente. Quindi chiunque può anche entrare nella struttura e fare... Non vi sentite sicuri? No, ovviamente. Non siamo per niente in sicurezza, ma su tutti i punti di vista, su tutti i fronti. I giochi sono all'interno anche delle pareti, cioè le sentiamo raschiare. Sentite raschiare all'interno? Mamma mia! La notte diventa tipo il film horror, ce l'avete presenti? Noi eravamo completamente ignari delle situazioni igienico-sanitarie in questa struttura, però in quel momento per noi era l'unica soluzione alla strada, praticamente. Soltanto che da quando siamo qui la nostra vita è un inferno. È un inferno perché? Intanto voglio dire che in questa struttura siamo 5 famiglie con 17 minori. La maggior parte dei bambini hanno documentata la loro, purtroppo, la loro problematica respiratoria. Abbiamo bambini giustamente nati prematuri, perciò è una conseguenza della prematurità, e sono costantemente in pericolo di vita, perché in questa struttura ci sono infiltrazioni d'acqua, l'acqua entrando bagna i fili sono stati rosicati perché questa struttura è piena di topi, proprio è la loro tana, la tana dei topi. La struttura è tutta aperta, i pannelli mancano tutti. Praticamente qui sopra abitano topi, cioè praticamente noi siamo invasi dai topi che scorazzano avanti e indietro liberamente per tutta la struttura, compreso i nostri, fra virgolette, appartamenti. Non so se notate la puzza, sì, dell'umido, infatti sì, si vedono nelle pareti. Guarda, io vedi, l'altra sera ho dovuto mettere questo perché vedi come l'acqua scende, vedi l'acqua scende, guarda. Entra a fiume qui dentro, in questa stanza. Mamma. Ho avuto anche 2 incendi, la luce salta continuamente, sono venuti a fare un intervento di salvavita, però quando l'abbiamo spenta, che c'era la puzza di fumo, abbiamo notato che nonostante i salvavita abbiamo staccato tutto, continuavano a girare le luci. Perciò noi praticamente siamo a rischio folgorazioni in qualsiasi momento, di incendi e tutto il resto. Da circa un anno e cerchiamo di attenzionare questa situazione con il nostro sindaco attuale, quindi Cateno De Luca. E oggi è per ricordare la giornata degli sfratti zero con il nostro sindacato Unione Inquilini. Abbiamo manifestato al comune di Messina, e abbiamo anche occupato la stanza del consiglio comunale durante una votazione, però è stata l'unica soluzione per farci un po' ascoltare. E dopo varie ore, dalle 10 del mattino e finalmente circa alle 2 del pomeriggio, ci ha ricevuto nella sala bandiere il sindaco De Luca. E il sindaco De Luca ci ha detto che praticamente vogliono attuare momentaneamente per i prossimi 2 anni, per toglierci al più presto da questa situazione di pericolo, un contratto con delle case in affitto, con un canone di locazione che verrà pagato all'80% da loro e al 20% da noi. E in attesa che comunque passati questi 2 anni noi possiamo avere una casa definitiva con dei bandi speciali o con quello che loro ritengono più opportuno. E quindi siamo così, siamo nella speranza, aspettiamo il prossimo incontro che avverrà l'8 di novembre.